Oggi qui alla Certosa di Pontignano abbiamo riunito circa 40 nuovi ricercatori e professori dell'Università di Siena che sono stati assunti nelle ultime settimane. Lo abbiamo fatto per fare assieme a loro una riflessione sulla nostra organizzazione didattica, per illustrarli quali sono gli adempimenti a cui sono sottoposti, ma che sono soprattutto strumenti per migliorare il servizio che noi offriamo ai nostri studenti. Lo abbiamo fatto per familiarizzarli meglio con gli strumenti che dovranno utilizzare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi per organizzare i propri insegnamenti, ma lo abbiamo fatto anche per riflettere con loro su tutta quell'innovazione che potrebbe essere necessaria per migliorare la nostra capacità di erogare una didattica qualificata e che risponda soprattutto alle esigenze, alle molteplici e diversificate esigenze dei nostri studenti. Sappiamo infatti che il tema della didattica è uno di quelli su cui l'intero sistema universitario nazionale si sta interrogando negli ultimi anni proprio per trovare quelle misure che possano migliorare gli strumenti, non soltanto quelli tecnologici e digitali, ma anche quelli procedurali e gli approcci da tenere in classe per rendere ai nostri studenti un servizio migliore. E lo possiamo fare anche grazie al confronto con altri sistemi già adottati in altri atenei e al lavoro che viene fatto quotidianamente all'interno del nostro Teaching and Learning Center che è stato istituito presso il Santa Chiara Lab.